Ecco, è partita la registrazione. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti a questo secondo appuntamento del nuovo ciclo di webinar di avvicinamento verso l'adozione delle nuove linee guida dei dati aperti per la pubblica amministrazione. Mi prendo giusto qualche minuto nell'attesa che i partecipanti entrino progressivamente in piattaforma. Di presentazione di questa della diciamo del programma odierno e brevissimamente del ciclo che abbiamo progettato nelle settimane scorse. Siamo arrivati al secondo appuntamento del ciclo. Oggi parliamo di apertura dei dati tra priorità ed adempimenti. In un contesto in cui le amministrazioni hanno la necessità di definire, individuare la tipologia dei dati da pubblicare. La normativa di riferimento che spesso come dire, di difficile applicazione riguardando ambiti verticali differenti, cerchiamo un po' di illustrare un po' quali sono diciamo, le principali criticità che abbiamo rilevato durante la consultazione, durante diciamo, le interlocuzioni che abbiamo avuto con alcune amministrazioni, proprio per capire quali sono un po' le criticità un po' da risolvere, cercando di fare un po' luce su appunto tematiche legate a trasparenza, gestione documentale, per poi vedere diciamo, un caso pratico dell'esperienza di Regione Puglia e del percorso che la Regione Puglia ha adottato in questi ultimi mesi. Il 20 dicembre avremo l'ultimo appuntamento del ciclo, facendo un approfondimento diciamo sul contesto europeo di riferimento e il framework con alcuni ambiti di interoperabilità verticale, in particolare dati geografici, eccetera. Vi dicevo, il programma di questa mattina prevede un intervento di ANAC, di Giampaolo Sellitto, che ci racconta un po' l'esperienza, il percorso avuto dall'agenzia nel percorso di apertura dei dati e della trasparenza. Avremo poi diciamo, l'esperienza e il racconto dell'agenzia, con particolare riferimento al tema e quindi all'impatto che le nuove linee guida hanno nella gestione e conservazione documentale. E poi, come vi dicevo, un approfondimento dell'esperienza di Regione Puglia con Morena Aragone e Alessandro Zizzari. Non prendo altro tempo a disposizione. Vi ricordo che potete porre delle domande ai relatori nella chat che avete a disposizione. Poi cercheremo di tenerci un quarto d'ora di tempo in chiusura del webinar per appunto eventuali domande e approfondimenti. Nel pomeriggio odierno, appena disponibili, caricheremo i materiali e il video nella piattaforma Eventi PA, quindi orientativamente dal primo pomeriggio saranno visionabili e scaricabili sulla piattaforma. Detto questo, passo la parola ad Antonio, che invito ad accendere la webcam e il microfono, che ci fa un po' un'introduzione. Antonio Rotundo dell'Agenzia per l'Italia Digitale ci aiuta un po' a inquadrare e a legare i vari interventi della mattinata. Grazie Antonio, te la parola e Grazie ci vediamo. Ugo, buongiorno. Mi sentite? Mi senti? Dicevo grazie Ugo, buongiorno a Perfetto. tutti e Sì, grazie perfetto, vai. per la partecipazione. Allora, continuiamo questo percorso che abbiamo iniziato a fine novembre in questo ciclo di tre webinar verso l'adozione delle linee guida Open Data. Lo ricordo, le linee guida che sono state definite da un apposito gruppo di lavoro stanno, diciamo, percorrendo tutto l'iter previsto dall'articolo 71 del CAD e siamo, diciamo, all'ultimo step che poi è il vaglio del garante per la protezione dei dati personali, passato il quale poi saranno ufficialmente e formalmente adottate. E dell'adozione verrà dato comunicazione nella Gazzetta Ufficiale e da quel momento le linee guida saranno ovviamente applicabili e vincolanti. Come
Quindi in questi tre webinar, come dicevamo già la volta scorsa, servono proprio per dare alcuni elementi di approfondimento per la corretta applicazione di queste linee guida. Per chi ha partecipato o per chi ha visto già la registrazione del webinar precedente, la volta scorsa siamo partiti, diciamo, dalla fine di questo processo di apertura, quindi che cosa succede dopo la pubblicazione dei dati aperti, quindi abbiamo parlato degli strumenti di ricerca partendo dal portale nazionale dati aperti, ma raccontando anche, rappresentando anche l'esperienza della regione Umbria, sempre per quanto riguarda l'implementazione del catalogo dei dati. Strumenti di ricerca che, come abbiamo detto, servono a rendere conoscibile il patrimonio informativo della pubblica amministrazione, ma anche degli altri soggetti interessati all'applicazione delle linee guida. Poi abbiamo visto, una volta pubblicate, una volta che tutti gli utenti, gli stakeholders riescono ad avere conoscenza di questo patrimonio, che cosa possono fare attraverso il riutilizzo e quindi la creazione di valore dall'utilizzo dei dati e dei documenti aperti. Riutilizzo che poi abbiamo visto, su cui abbiamo anche raccontato l'esperienza del progetto che il Publications Office della Commissione europea sta portando avanti, proprio per monitorare nel corso di 3 anni l'impatto dell'utilizzo dei dati aperti su diversi ambiti, quindi ambiente, società, economia e così via. Oggi invece ricominciamo, quindi ripartiamo dalle prime fasi del processo di apertura e quindi dall'identificazione, dalla selezione dei dati di aprire, per poi focalizzarci, come già anticipava Ugo, a un aspetto che viene comunque richiamato nel decreto di recepimento della direttiva Open Data e che collega, diciamo, queste nostre linee guida a un lavoro analogo fatto sempre dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Parlando di individuazione e selezione dei dati da aprire, è chiaro che la raccomandazione principale è quella di seguire il principio dell'apertura by default, quindi fin dalla progettazione. Questo significa che impostando già quando viene creato un dato e seguendo questo principio di apertura by default, è chiaro che vengono seguite tutte quelle caratteristiche indicate sempre nelle linee guida dei dati aperti. Quindi la corretta posizione, applicazione di una licenza, le caratteristiche che sono già applicate a partire dalla creazione del dato, quindi dato in formato aperto, leggibile meccanicamente e tutto quello che sappiamo. È chiaro che se questo approccio non viene seguito, ci si pone la questione di individuare quali dati aprire tra quelli prodotti e disponibili presso le pubbliche amministrazioni, ma anche presso i soggetti privati che esercitano un servizio pubblico. E allora c'è bisogno, diciamo, di un'analisi degli eventuali vincoli, anche giuridici, che possono impattare, diciamo, sull'apertura e che possono impedire l'apertura stessa. E le linee guida suggeriscono proprio di definire, a chi deve poi applicare queste linee guida, di definire un percorso di apertura dei dati. Percorso di apertura che può essere fatto utilizzando lo strumento del piano triennale ICT di ciascuna amministrazione, percorso di apertura che può basarsi su alcune criteri di priorità, proprio perché non è che dall'inizio, diciamo, da quando le linee guida diventano vincolanti, allora l'amministrazione può aprire da subito tutti i dati, perché è chiaro che ci possono essere limitazioni anche dal punto di vista sia tecnico che economico. Allora le linee guida suggeriscono alcuni criteri di priorità. Il primo criterio è quello di considerare, quindi aprire prioritariamente, quelle tipologie di dati che la direttiva stessa Open Data e quindi il decreto di recepimento indicano come dati che hanno un potenziale economico e sociale abbastanza rilevanti. Vedremo dopo quali sono alcune di queste tipologie.
Il secondo criterio di priorità che può essere seguito, ovviamente sono raccomandazioni, poi è chiaro l'amministrazione può declinare queste raccomandazioni come ritiene più opportuno, è quello di considerare le richieste di riutilizzo, quindi richieste di riutilizzo che vengono dall'esterno, dagli stakeholders che sono interessati appunto ai dati aperti e che, come diciamo sempre, in riferimento a questo c'è sicuramente c'è la sicurezza che questi dati saranno sicuramente diciamo, ecco, riutilizzati. Il terzo criterio di priorità che abbiamo individuato è quello di aprire, quindi rendere, cioè produrre dei dati che seguano e che rispettino le caratteristiche dei dati aperti per quei dati e quei documenti che le norme obbligano a pubblicare. Questo è collegato comunque, cioè questa, c'è una specifica disposizione nel cosiddetto decreto trasparenza, quindi il 33 del 2013, che dice proprio che tutti i documenti che devono essere pubblicati per disposizioni normative, devono essere pubblicati proprio come dati aperti. E su questo abbiamo chiesto, come anticipava Ugo, al collega dell'ANAC di approfondire questo aspetto, quindi il collegamento tra apertura dei dati e dati aperti. Dicevamo dei dati, delle tipologie di dati individuati dalla direttiva Open Data che dovrebbero essere prioritariamente aperti. Due di queste tipologie sono proprio i dati dinamici e i dati di elevato valore. Dati dinamici che sono quelli che sono aggiornati frequentemente o anche in tempo reale, per esempio tutti i dati generati dai sensori, quindi relativi alla mobilità, relativi all'ambiente, al traffico, alla qualità dell'acqua, dell'aria e così via. E i dati di elevato valore sono quei dati il cui utilizzo siamo sicuri apporterà benefici sia per la società che per l'economia che per l'ambiente. Questi dati di elevato valore sono individuati, non vengono identificati dal singolo Stato membro, ma sono identificati dalla Commissione europea, quindi sono uguali per tutti gli Stati membri ed è proprio in corso l'adozione di un regolamento della Commissione europea proprio per individuare queste tipologie di dati di elevato valore. La direttiva individua solo le sei categorie all'interno del quale identificare questi dataset. Una volta identificati, ovviamente bisogna seguire le regole del regolamento europeo su queste tipologie di dati. Quindi una volta che sono stati individuati i dati, da aprire oppure che si è seguito il principio dell'apertura by default, questi dati sono resi disponibili per tutti e il decreto di recepimento della direttiva Open Data indica esplicitamente che questi documenti resi disponibili per riutilizzo devono seguire le regole di conservazione definite dall'articolo 44 del CAD e proprio l'applicazione di quest'articolo si, diciamo, concretizza attraverso le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici che sono, proprio sulla base del CAD, sono definite anch'esse dall'Agenzia per l'Italia Digitale. E quindi abbiamo chiesto alla collega, ai colleghi che si occupano di questo tema di darci una sintesi, diciamo, di indicarci quali sono queste regole sulla gestione e sulla conservazione documentale. È chiaro che il tema non si può esaurire in una presentazione, però siccome anche i colleghi, anche insieme al Formex, hanno tenuto diversi cicli di webinar anche recentemente, per cui magari invito a rivedere anche quei webinar per approfondire questo aspetto. Quindi, diciamo, dopo la fase di identificazione del dato, che poi sarà approfondita dal collega di ANAC relativamente alla relazione con le disposizioni sulla trasparenza, quindi approfondiremo questo aspetto di conservazione dei documenti resi disponibili per l'utilizzo. E poi ci sarà, come già la volta precedente, per la Regione Umbria ci sarà l'esperienza della Regione Puglia che ci racconterà come questo processo di apertura che abbiamo visto e che stiamo
comunque raccontando di volta in volta nei vari webinar, come poi viene applicato a livello territoriale, quindi tutte le attività che vengono fatte per tutte le fasi che abbiamo visto nel processo di apertura. Per quanto riguarda la parte introduttiva, ho finito, passerei ad Ugo in modo da andare nel vivo, diciamo, del webinar. Grazie, grazie Grazie. Antonio. Hai introdotto ampiamente l'intervento di Giampaolo Sellitto di ANAC, eccolo in collegamento, si vede perfettamente. E aggiungo solo che appunto ANAC ha una lunga esperienza, no, sul tema trasparenza, applicazione della normativa sulla trasparenza, e però ha anche importanti progetti di gestione della banca dati nazionale dei lavori pubblici, quindi una banca dati di livello nazionale, ed è appunto interessante capire e vedere qual è stato un po' il loro percorso, no? Di applicazione e di interpretazione no della normativa. Sappiamo che appunto una delle principali criticità delle amministrazioni è proprio quell'aspetto, no, interpretativo delle norme, e quindi l'applicazione, no, di principi o indicazioni che alcune volte sono anche state contraddittorie nel tempo. Poi appunto la normativa, no, l'evoluzione normativa ha cercato un po' di sanare e di no, chiarire alcuni aspetti, però insomma rimangono ancora dei punti, ancora un po' di diversa interpretazione, come poi appunto le sezioni amministrazioni trasparenti dei siti delle PA hanno nel tempo dimostrato. Quindi insomma sono curioso di vedere, di conoscere l'esperienza di ANAC. A te Giampaolo la parola, prego, No, 20 grazie minuti. Ugo, spero che mi sentiate. Come ha introdotto Ugo, ti ringrazio. ANAC in questi anni ha voluto non solo essere, diciamo, l'amministrazione che ha regolato l'apertura di determinati dati, quanto anche un esempio. Una sorta di leading by example, fare applicare quello che si predica attraverso la regolazione, anche dando l'esempio e fornendo un esempio sia di apertura dei dati posseduti dall'amministrazione a causa della sua mission. In questo caso la mission sui contratti pubblici, sia diciamo, mettere su un programma di apertura dei dati e di facilitazione dell'accesso dei portatori di interesse, soprattutto cittadini, organizzazioni della società civile, ai dati posseduti e ai dati posseduti dalle altre amministrazioni italiane. Io comincerò l'intervento avendo seguito anche il webinar precedente, che è veramente stato ottimo secondo me. Comincerò l'intervento parlando soprattutto del primo driver dell'apertura dei dati delle amministrazioni pubbliche, ovvero la trasparenza. In quanto la trasparenza definisce sia che cosa deve essere aperto, sia come deve essere aperto, sia l'organizzazione che l'amministrazione deve darsi per aprire i dati. E lo farò seguendo un po', io avevo immaginato più che parlare dell'esperienza di ANAC, di parlare appunto della trasparenza come driver per l'apertura dei dati, che può essere di interesse un po' per tutti, anche perché nella sessione di oggi poi avremo un esempio di applicazione di una strategia d'apertura dei dati come quello della Regione Puglia. Volevo cominciare con un approccio in pratica multidimensionale alla trasparenza, che è un po' quello, traguardando la trasparenza sotto diversi punti di vista, che è un po' l'approccio consigliato a livello europeo con il framework di interoperabilità e con l'architettura di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, l'architettura di riferimento che è AIRA.
L'approccio è l'approccio proprio di interoperabilità oltre che di apertura dei dati ed è un approccio che praticamente segue essenzialmente quattro livelli che sono quello legale, organizzativo, semantico e tecnico e due ulteriori punti di vista e punti di attenzione che sono quello del trust di chi apre i dati e della sicurezza. Vorrei cominciare dal punto di vista legale che se noi pensiamo che per realizzare un portale open data ci vogliono molti, molti anni dal punto di vista tecnico, di implementazione o organizzativo, pensate a quanti anni ci sono voluti per far passare la trasparenza e l'approccio di amministrazione trasparente nella mentalità legale e a tramutarli in leggi e regolamenti applicabili. Nel 1908 Filippo Turati, in un famosissimo discorso, parlò della pubblica amministrazione come una casa di vetro. 1908, per arrivare a far passare la conoscibilità dell'operato della PA e la trasparenza al fine della verifica dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, questi sono i pilastri della legge 241/90, dobbiamo aspettare il 1990. Appunto, all'articolo 1,1 elenca i tre pilastri, sono appunto la trasparenza, la conoscibilità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Ma l'approccio era ancora quello di trasparenza, sì, ma verso chi ha un'effettiva giustificazione per accedere ai dati della PA. Quindi bisogna avere un effettivo punto di appiglio per chiedere all'amministrazione aprimi i dati o un interesse ad accedere a questi dati. Mentre l'approccio di trasparenza by design e by default arriva molto dopo, dal 1990 dobbiamo attendere il 2012, quindi più di 100 anni dal 1908, quando con la legge 190, disposizioni per la prevenzione della repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, la trasparenza diventa un principio che serve a permettere un controllo diffuso da parte dei cittadini sulla spesa delle risorse pubbliche, su come vengono spese le risorse pubbliche e su come le amministrazioni perseguono i propri fini istituzionali. Quindi non più la possibilità di accedere a dati e documenti detenuti dalla PA perché si ha un interesse legittimo, ma i dati della pubblica amministrazione devono essere trasparenti proprio perché la trasparenza abilita un controllo diffuso e il coinvolgimento dei cittadini nella prevenzione della corruzione. Nel 2013 la legge 190 delega poi a un successivo decreto l'individuazione di quali sono i dati che devono essere pubblicati e con il decreto legislativo 33, cosiddetto decreto trasparenza del 2013, vengono definiti alcuni principi, cioè l'accessibilità completa ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, con la finalità appunto di garantire la promozione dei cittadini all'attività amministrativa e vengono definite quali sono le notizie soggette a conoscibilità. Il grosso problema delle amministrazioni è sempre stato quello del segreto d'ufficio, dati da pubblicare per trasparenza solo in presenza di un'esplicita indicazione legislativa all'apertura di questi dati. Per tutto il resto permanevano disposizioni molto restrittive.
Bisogna attendere poi il 2015. Nella prima applicazione chiaramente vengono confermate le difficoltà per le pubbliche amministrazioni di pubblicare informazioni e notizie detenute e di aprire i dati e i documenti in proprio possesso. Bisogna aspettare la riforma Madia del 2015. Per le modifiche al decreto trasparenza che introducono un approccio simile a quello del FOIA, del Freedom of Information Act, approccio statunitense, e il 2016 con il decreto legislativo del 25 maggio 2016, il numero 97, per avere una nuova forma di accesso civico. Accesso civico che prende due forme, vedremo dopo, accesso civico semplice e generalizzato. Accesso civico semplice è quello a tutte le informazioni che devono essere pubblicate dalle pubbliche amministrazioni proprio con finalità di trasparenza. Accesso civico generalizzato è la previsione che comunque cittadini o portatori di interessi diffusi possono chiedere alle amministrazioni l'accesso a qualsiasi informazione ulteriore. Quindi la trasparenza è finalmente nel 2016, dal 2012 al 2016 considerato il driver per l'apertura dei dati e sicuramente un enabler, un abilitatore alla prevenzione della corruzione. Quindi uno strumento efficace per far emergere eventuali episodi di corruttela e garantire la conoscenza all'esterno dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Ciò ha un impatto dal punto di vista organizzativo, le amministrazioni si devono organizzare per aprire i propri dati, bisogna adottare un approccio sia alla prevenzione della corruzione che all'apertura dei dati basato sul rischio. Questo è un cambiamento organizzativo fondamentale che si ha dal 2012 e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni da parte della PA sono finalizzati proprio alla prevenzione della corruzione. Intesi come accessibilità totale ai dati e documenti detenuti alla PA attraverso, come ho detto, approccio civico semplice oppure generalizzato e attraverso una tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali di ciascuna PA. Quindi questa è una particolare organizzazione adottata in Italia, le informazioni vanno pubblicate direttamente sul sito della PA interessata, perché chiunque ha il diritto di conoscere, fruire gratuitamente e utilizzare i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione. Ciò serve a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Gli obblighi di pubblicazione hanno anche aspetti, diciamo, semantici, ovvero sapendo cosa deve essere pubblicato e pubblicandolo, come vedremo tecnicamente, su un albero della trasparenza, che è anche un albero della conoscenza, ovvero in un determinato ramo dell'albero della trasparenza sono pubblicate determinate notizie. In questo modo dovrebbe essere facile per i cittadini sapere dove reperire le notizie e quali notizie sono sicuramente aperte. Quindi eventualmente segnalare anche all'amministrazione, all'RPCT dell'amministrazione che non ha pubblicato e successivamente ad ANAC, che non sono stati rispettati gli obblighi di trasparenza. Non mi dilungherò perché vedo che andiamo anche verso la chiusura del mio tempo, non mi dilungherò su quali sono le informazioni che devono essere pubblicate ai fini di trasparenza, ma sono gli atti di nomina, i curriculum, i compensi percepiti dai dati patrimoniali dei titolari di incarichi politici e amministrativi, i contratti stipulati dall'ente, pagamenti e affidamenti, lavori, servizi e forniture. Diciamo, l'approccio ai dati da pubblicare è un approccio basato su aree di rischio, dove viene individuata un'area di rischio corruzione,
In quell'area la trasparenza dei dati è una misura per prevenire la corruzione e quindi rendere conoscibili i dati su cosa succede in quell'area ai cittadini e alle organizzazioni della società civile è inteso proprio come uno strumento, una misura per prevenire la corruzione. Dal punto di vista tecnico, come dicevo, le informazioni devono essere incluse nell'elenco di legge 190, devono essere pubblicati in maniera accessibile a tutti, con formati aperti in un'apposita sezione del sito istituzionale di ciascuna PA, che si chiama amministrazione trasparente, e questo approccio ha sia dei punti di forza, cioè facilita, come ho detto, la ricerca se ci si concentra su un'amministrazione, ma a circa 10 anni dalla legge 190 e 7-8 anni dall'applicazione concreta di questo approccio, sappiamo che ci sono anche dei limiti dovuti alla complessità delle informazioni pubblicate. Abbiamo circa 1000 elementi informativi che possono essere dati oppure documenti, e sicuramente per le PA che devono pubblicare ciò rappresenta un onere, non sempre facile, non sempre semplice. E vedendola invece dal punto di vista, questo dal punto di vista del fornitore dei dati, dal punto di vista degli utilizzatori dei dati, è difficile il confronto tra amministrazioni diverse. Soluzioni potrebbero essere quelle prospettate recentemente e affidate ad ANAC di semplificazione dell'albero della trasparenza, quindi semplificazione in termini di numero e complessità delle informazioni da pubblicare, la necessità di un punto d'accesso unico, si parla adesso è in carico appunto ad ANAC, la realizzazione di un punto d'accesso unico, un portale trasparenza nazionale, per permettere l'accesso unificato ai dati e documenti pubblicati ai fini di trasparenza dalle pubbliche amministrazioni. Portale che dovrebbe essere realizzato nei prossimi 2 anni. Sulla base delle esperienze anche di ANAC in questi ultimi anni, e sicuramente dal punto di vista tecnico uno strumento, una soluzione potrebbe essere per orientare i cittadini nelle PA, nella complessità dei dati pubblicati dalle amministrazioni e lo sviluppo di ontologie, probabilmente ve ne parleranno nel prossimo webinar. Le ontologie sono degli strumenti che servono anche a documentare i dati che vengono pubblicati, quindi a permettere un accesso attraverso strumenti informatici ai dati, ma anche a documentare, a dire di cosa si sta parlando ai cittadini che vogliono accedere attraverso un'interfaccia utente umana. Per finire, esistono gli altri due aspetti trasversali, che sono quelli di trust. Sicuramente i dati aperti pubblicati da una pubblica amministrazione rappresentano una fonte di dati affidabile, e in questo periodo in cui si parla molto di fake news, avere dei registri, delle fonti dati gestite da amministrazioni che siano anche responsabili di quello che pubblicano è sicuramente un punto forte per una strategia di governance basata sui dati, una strategia di politica basata, politiche intese come strategia appunto della pubblica amministrazione, azione della pubblica amministrazione basata anche sui dati, sia in sede di analisi delle politiche da mettere in atto, sia in sede di verifica di quello che sono gli effetti delle politiche adottate. Esiste un responsabile di questi dati, quindi questo rafforza l'affidabilità dei dati pubblicati e dei meccanismi di segnalazione enforcement all'RPCT o ad ANAC.
Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, un approccio tipo consistenza, integrità e disponibilità, la famosa SIA, è sicuramente auspicabile. ANAC tutto questo ha trasformato in un portale dati, soprattutto quello sui contratti pubblici, l'apertura di tutti i dati della banca dati nazionale dei contratti pubblici, ma di questo avremo modo di parlare prossimamente. Sicuramente, e passo la parola a Patrizia, che scusandomi per il minuto di ritardo. Grazie, grazie Giampaolo. Hai sottolineato opportunamente un tema che non che sia sottovalutato, ma che è particolarmente difficile da approcciare, proprio per la diversità delle amministrazioni italiane, e mi riferisco alla componente organizzativa, no? Nel gestire, nell'attuare, no, queste policy e queste pratiche operative. Avremo sicuramente modo di tornare su questo argomento, però ecco, appunto, volevo sottolineare soltanto la diversità di approcci, proprio in funzione delle diversità, delle caratteristiche, della dimensione e delle strutture organizzative delle amministrazioni italiane, no? Sappiamo che quando appunto parliamo di PA è opportuno parlare al plurale, no? E non al singolare, proprio perché appunto abbiamo veramente aspetti organizzativi molto diversi l'uno dall'altro, quindi è sicuramente una di quelle criticità attuative, no? Che richiamavamo all'inizio della presentazione del webinar. Ora vediamo, diciamo, l'impatto che tutto questo ha con il tema invece della gestione documentale, quindi, no, la famosa, passatemi il termine, contrapposizione tra dati e documenti. Questa è una questione annosa che, come dire, impatta molto all'aspetto sia amministrativo che però anche operativo, strettamente operativo. Quindi Patrizia Gentili ci racconta un po' le iniziative dell'agenzia sul tema della gestione documentale e come questo impatta su quest'altra filiera verticale dei dati aperti. A te, Patrizia, la parola. Prego, 20 minuti. Grazie, Ugo. Spero che si senta bene, perché stamattina, diciamo, non siamo partiti molto bene con tutte le piattaforme. Allora, io cercherò di essere veloce, perché ovviamente, come diceva giustamente Antonio, ci sono stati già anche dei webinar tematici sulla gestione documentale. Però quello che volevo fare era un po' anche raccontare perché noi abbiamo questo ruolo e ci danniamo così l'anima per emettere le linee guida. Il CAD ci ha dato questo compito nell'articolo 71, in cui si dice proprio che previa consultazione pubblica e sentite le amministrazioni competenti, nonché il garante per la protezione dei dati, l'Agenzia per l'Italia Digitale, dopo aver acquisito il parere della Conferenza Unificata Stato-Regione, adotta linee guida che contengono quindi tutte le regole tecniche di indirizzo per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale. Quindi è un percorso, un compito molto importante che in qualche modo viene a rompere una tradizione normativa fino a quando appunto non è stato inserito questo articolo. Perché abbiamo introdotto di fatto una nuova fonte normativa che ha alla sua base una serie di ragioni, tra cui quella di deregolamentare le fonti tradizionali, perché ci si è resi conto nel tempo che non sono idonee appunto a disciplinare delle materie tecniche come la digitalizzazione, e chiaramente dalle presentazioni che abbiamo visto fino adesso ci si è reso conto di come la materia sia complessa. E quindi si vuole destrutturare l'ambito oggettivo, cioè dare quindi un sistema di fonti più flessibile che possa dare una copertura normativa a questi interessi e questi ambiti che sono fortemente tecnici. E nello stesso tempo anche destrutturare l'ambito soggettivo, cioè aver fatto entrare un nuovo produttore di norme vincolanti, che sono però produttori sganciati dal circuito della responsabilità politica, com'è l'Agenzia per l'Italia Digitale.
Quindi le linee guida, e questo è importante tenerlo a mente, hanno una diciamo, natura di strumento di regolazione flessibile e il Consiglio di Stato ha emesso proprio un parere su tutta questa nuova fonte normativa, dicendo che hanno valenza erga omnes e nel caso sia previsto dal testo, carattere di vincolatività. E quindi di conseguenza devono essere rispettati esattamente come anche gli atti di regolazione delle altre delle autorità amministrative indipendenti, ad esempio appunto le linee guida proprio di ANAC. Quindi il Consiglio di Stato ha detto anche che le linee guida hanno un'efficacia modulabile, cioè rispetto, cioè variabile rispetto a cosa si va a regolare. E quindi abbiamo linee guida che contengono regole tecniche e linee guida di indirizzo, cioè le linee guida di indirizzo sono quelle linee guida che possono anche non essere osservate, ma ovviamente in quel caso l'amministrazione deve giustificare perché fa questa, assume questa decisione. Abbiamo quindi, però, nella maggior parte dei casi delle linee guida di carattere misto, perché hanno sia linee guida vincolanti, sia diciamo atti di indirizzo. E quindi, in base alla prevalenza dei contenuti, abbiamo che possiamo distinguere appunto linee guida vincolanti e linee guida non vincolanti, dove prevalgono quindi delle indicazioni di carattere operativo. E all'interno delle linee guida vincolanti abbiamo quelle che servono a semplificare e riordinare la normativa preesistente, come ad esempio le linee guida sul documento informatico di cui sono stata coordinatrice, e altre linee guida che sono quelle che attuano invece le disposizioni del CAD, che per quello per tutti quegli ambiti che non avevano una disciplina preesistente, per esempio le linee guida sull'accessibilità dei siti internet. Nelle linee guida non vincolanti noi distinguiamo invece quelle che contengono solo delle raccomandazioni, per esempio le linee guida su acquisizione e riuso di software, o quelle che contengono appunto dei veri e propri manuali operativi. Noi quindi abbiamo parlato delle linee guida sui dati aperti, ma diciamo io mi concentrerò di più ovviamente sulle linee guida sul documento informatico che hanno appunto una natura mista, perché all'interno ci sono norme di semplificazione e di riordino e norme che invece attuano delle disposizioni del CAD dove prima non c'era una norma di riferimento, per esempio per quanto riguarda la certificazione di processo, e contengono anche delle norme non vincolanti nei confronti, per esempio, dei soggetti privati che sono comunque interessati dalle linee guida. Siamo partiti da un contesto normativo molto articolato, come vedete, ed era proprio questo l'intento di mettere ordine in un ambito fortemente frammentario, perché ovviamente partiamo addirittura dal 2000 col decreto sulla presidenza della Repubblica, il 445, il testo unico delle disposizioni sulla documentazione amministrativa. Naturalmente siamo nell'ambito del codice dell'amministrazione digitale, e poi avevamo una serie di decreti della presidenza del Consiglio sul protocollo, sul sistema di conservazione, sulla gestione del documento informatico e delle due circolari emesse dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che ha tra i suoi compiti anche quello di emettere delle circolari attuative. In ambito europeo, ovviamente, bisognava tenere presente EIDAS, quindi il regolamento sul Electronic Identification, Authentication and Signature, e il regolamento sulla protezione delle persone fisiche, quindi il famigerato GDPR. Le linee guida, come anche ha spiegato Ugo per quanto riguarda le linee guida sui dati aperti, sono state rese disponibili in consultazione pubblica per i 30 giorni previsti dall'articolo 71 del codice.
E con l'intento quindi di aggiornare quanto era già previsto nei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che vi ho fatto vedere poco fa e fornire quindi per la prima volta una cornice unica, cioè un luogo dove trovare tutti i temi e tutte le norme di riferimento per tutto il ciclo di vita del documento informatico, naturalmente in coerenza con la disciplina dei beni culturali, perché dobbiamo ricordare che i documenti sono, documenti delle pubbliche amministrazioni, sono beni culturali aborigine, questo ce lo dice proprio il codice dei beni culturali. Altro passo importante è stato quello di confrontarci con l'Europa. Perché? Perché esiste un regolamento, una direttiva, scusate, 1535 del 2015, che prevede che ogni progetto di regola tecnica debba essere trasmesso tramite l'unità centrale di notifica alla Commissione europea. E per l'Italia questa unità è rappresentata dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Adesso non so se è cambiato nome con il nuovo governo. Che cosa è successo? Quindi noi abbiamo mandato le linee guida alla Commissione europea tramite questo percorso previsto dal regolamento e la Commissione ha emesso un parere circostanziato per quanto riguarda il tema sulla conservazione, rigettando la localizzazione dei dati conservati sul territorio nazionale, come era precedentemente prescritto, e il processo di accreditamento per coloro che devono fornire servizi di conservazione alla pubblica amministrazione. In particolare, il processo di accreditamento era considerato una infrastruttura inutile e soprattutto ostativa alla libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione Europea. E la Commissione, sempre del medesimo parere, ha invitato l'Italia a modificare la norma primaria che prevedeva questa procedura di accreditamento, cioè il CAD, perché il regolamento sulla libera circolazione dei dati prevedeva proprio che è il 2018, scusate, il 1807 del 2018, che entro maggio 2021 tutte le norme dei paesi membri che erano in contrasto con questo regolamento dovessero essere modificati. Ma che cos'è il parere circostanziato? È importante capire quanto ci sia di lavoro dietro l'erogazione delle linee guida. Si trasmette un parere circostanziato quando la Commissione ritenga che il progetto di regola tecnica possa creare delle barriere. A cosa? Alla libera circolazione delle merci, alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori. E quindi il parere circostanziato serve proprio a far modificare il provvedimento proposto che possa appunto diciamo essere di ostacolo a tutto questo. E che cosa succede se il parere circostanziato non viene, diciamo, non viene seguito? Perché nel momento in cui viene notificato il progetto di regola tecnica c'è l'apertura di un periodo che si chiama di status quo di 3 mesi, ossia sono un periodo in cui il progetto non può essere adottato dallo Stato membro interessato. Con il parere circostanziato c'è una proroga di questo periodo di status quo a 6 mesi per i prodotti e a 4 mesi per i servizi. In questo periodo lo Stato membro deve tener conto del parere circostanziato e rispondere spiegando che cosa intende fare per adeguarsi a quello che gli è stato contestato. Ecco quindi che il CAD è stato modificato con il decreto legge 76, il cosiddetto decreto semplificazione del 2020, dove è stato cassato il concetto di accreditamento ed è stato introdotto il regolamento per la fornitura dei servizi di conservazione. Quindi, ovviamente, la conservazione è uno dei momenti più importanti per poter garantire ai documenti la possibilità di essere accessibili nel tempo e quindi di conseguenza rendere possibile l'apertura dei dati che sono contenuti all'interno di questi documenti.
Questo regolamento, entrato in vigore il 1 gennaio 2022, è stato adottato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, così come definito dal codice, e ha definito i requisiti di qualità, organizzazione e sicurezza, introducendo anche il concetto che la vigilanza sui servizi di conservazione diventa proprio un'attività di monitoraggio su quanto dichiarato dai conservatori in tema di possesso dei requisiti. Viene quindi introdotto un cosiddetto marketplace, cioè una vetrina virtuale per i servizi di conservazione, dove i soggetti possono iscriversi se vogliono erogare il servizio di conservazione. Ma questo significa che è facoltativo e che le amministrazioni possono comunque rivolgersi a soggetti che non sono iscritti al marketplace. Il regolamento è molto semplice, ha un corpo centrale con 9 articoli e 2 allegati. Uno contiene i requisiti veri e propri e l'altro il piano di cessazione che obbligatoriamente deve essere consegnato all'Agenzia per l'Italia Digitale. Questo è il sito della vetrina virtuale, il marketplace, e alla data noi abbiamo quasi 50 conservatori che hanno deciso di iscriversi. Ma quello che è importante ai fini ovviamente di avere dei documenti che siano accessibili nel tempo, che siano immodificabili, che rendano quindi possibile l'apertura è la modalità con cui formiamo il documento informatico. E quindi le possibilità sono queste che vedete qui, cioè o la creazione tramite l'utilizzo di strumenti software, o acquisendo un documento informatico per via telematica tramite per esempio posta elettronica certificata, o acquisendo una copia per immagine attraverso una scansione e naturalmente garantendo la conformità della copia all'originale, memorizzando delle informazioni che risultano da transazioni o per esempio dalla presentazione di istanze alla pubblica amministrazione attraverso moduli, formulari, o attraverso l'altro sistema è quello, la generazione di un insieme di dati o registrazioni che provengono da una o più banche dati, per esempio quando uno effettua una ricerca tramite Google. Il documento informatico deve essere identificato in modo univoco, persistente nel tempo e la cosa importante ai fini di quello che stiamo analizzando oggi è che al momento della formazione del documento informatico immodificabile devono essere generati e associati permanentemente i relativi metadati. Ma cosa sono i metadati e perché sono importanti? È un insieme di informazioni, un insieme di attributi che vengono a qualificare al meglio i dati, quindi i documenti. Quindi si definiscono proprio dati sui dati e deriva il termine dall'inglese proprio metadata, che a sua volta trae origine dal prefisso greco meta, cioè al di sopra, e dal plurale neutro latino data, ossia i dati, quindi sopra i dati. Quindi i metadati sono quelle informazioni di cui bisogna dotare il documento informatico per poterlo formare, gestire, conservare nel tempo e renderlo quindi accessibile, aperto. E quindi perché? Teniamo presente che il documento informatico è privo della componente materiale che era la carta. E quindi è memorizzato in sistemi che contengono moltissimi, una pletora di oggetti digitali. Ecco che quindi bisogna porli in relazione a questo insieme di informazioni che possano descrivere i documenti e renderli quindi accessibili nel tempo e inserirli correttamente ognuno nel proprio contesto. Quindi le linee guida sul documento informatico prevede questo allegato 5 che si come dire, insiste in maniera molto articolata proprio sulla metadatazione. È un allegato molto completo con la previsione di metadati che riguardano il documento informatico, il documento amministrativo informatico e alle aggregazioni documentali informatica. Naturalmente, sono stati identificati
poi dei metadati obbligatori e altri facoltativi, quindi rendendo sempre più stringente questa attività di metadatazione. Gli schemi sono organizzati in maniera molto articolata, qui vedete tutti i campi che sono previsti e rendono questo lavoro di implementazione proprio per ottemperare sempre di più a questi principi di interoperabilità, di trasparenza e di conoscenza approfondita quindi del contesto documentale. Gli schemi, per esempio, del documento informatico e del documento amministrativo informatico sono molto simili, hanno delle analogie strutturali abbastanza evidenti, ma sono stati mantenuti separati proprio per far capire la differenza delle obbligatorietà che sono previste per il documento informatico e per il documento amministrativo informatico, che è il core business della pubblica amministrazione. E sono stati definiti inoltre dei metadati complessi che servono appunto, cioè ad essere sottoarticolati per garantire la massima flessibilità in termini di utilizzo. Quindi tutto questo discorso proprio per far capire come tramite questa modalità di azione, di formazione dei documenti, di conservazione, eccetera, abbiamo la possibilità di garantire dei documenti che siano il più possibile aperti e quindi garantire nel tempo la loro accessibilità. Io credo di avere rispettato i tempi, ho finito, e ringrazio tutti per l'ascolto. Purtroppo il video, come ho visto nei vari commenti, è Ma rimasto fisso così, non ti preoccupare, Patrizia, comunque non c'è purtroppo non problema. Tanto funziona abbiamo bene. l'importante è che appunto la tua voce è arrivata forte e chiara. Quindi mi sono scusato con i partecipanti, ma insomma Ok, non c'è alcun perfetto, problema. No, anzi, grazie. colgo, come dire, il tuo ultimo spunto sul tema della metadatazione e su quanto poi riveste un ruolo importante. Anche nella prospettiva proprio della qualità, no, dei dati e dei documenti che si vanno a pubblicare. Noi, appunto, Esatto. lato back-end di dati Covid, sappiamo che appunto è uno dei temi più critici, proprio per i differenti approcci delle amministrazioni, proprio no, e anche nelle differenti anche nelle tipologie no, di applicativi che gestiscono questa. La pubblicazione dei dati che appunto non sempre sono allineati con le nostre deontologie, il DCAT-APT, insomma, tutta una serie di regole di regolamentazione che definiscono proprio puntualmente la qualità dei dati che devono essere pubblicati. Su questo aspetto ci torneremo sicuramente nei prossimi webinar, ma ricordo anche a chi fosse interessato che nei precedenti webinar ci siamo occupati anche appunto delle linee guida europee su queste tematiche. Quindi, insomma, per chi vuole fare degli approfondimenti può andare a recuperare il materiale che abbiamo già pubblicato su questo tema, ma insomma, sicuramente ci torneremo anche nel prossimo webinar. Grazie quindi, Patrizia, di questo riferimento. Grazie, Grazie a chiederei voi. a questo punto Morena e Alessandro di raccontarci l'esperienza, il percorso, la strategia, insomma, gli strumenti che la Regione Puglia ha attuato in questo percorso come dire, di valorizzazione del patrimonio informativo regionale e appunto proprio i progetti e le iniziative di Regione Puglia. Grazie Morena e Alessandro, a voi la parola. Grazie a te Ugo, datemi conferma che mi sentite, oltre a vedermi, e il video dovrebbe esserci. Perfetto, ti vediamo e ti sentiamo Grazie, perfettamente. Vai. perfetto, benissimo. Allora, grazie come sempre dell'invito, noi apprezziamo molto la collaborazione, cosa che emergerà tra l'altro anche nelle nostre slide. Io faccio i primi 10 minuti dell'intervento, vi introduco la strategia di Regione Puglia per i dati aperti. Allora, la strategia di regione si inserisce in un più ampio contesto strategico che vede una riflessione molto forte, molto corposa sul ruolo dell'RDD e tutte le procedure collegate al ruolo dell'RDD, quindi tutte le
le attività, le funzioni, le mansioni che sono riconosciute al responsabile per la transizione al digitale sia dall'articolo 17 del CAD, sia dalla circolare della funzione pubblica 3 del 2018 e un po' da una serie di ulteriori atti che vedremo anche regionali, quindi deliberazioni di giunta regionale che hanno aiutato a definire meglio questi contorni. Allora, la prima operazione che è stata fatta e che è stata voluta dalla giunta è la ricollocazione dell'ufficio dell'RTT, quindi in perfetta adesione a quanto previsto dall'articolo 17 del CAD, l'RTT responsabile della transizione digitale è stato agganciato al gabinetto di presidenza, cioè è stato posto alle dirette dipendenze dell'organo politico. Questo ha dei risvolti molto importanti. A mio avviso l'elemento principale è la capacità dell'RTT spiegare la propria attività, il proprio ruolo nei confronti di tutte le strutture dell'organizzazione. Quindi, come vedete da questa slide, questa è la semplificazione della struttura attuale di regione, aggiornata alla modalità organizzativa che noi chiamiamo MAIA, e che consente quindi all'ufficio dell'RTT di strutturarsi per ottenere, per avere quella che è una visione il più possibile di insieme sulle procedure che passano appunto dall'ufficio del responsabile transizione al digitale. All'interno dell'ufficio la ristrutturazione appunto del ruolo è stata collegata anche a una ristrutturazione delle competenze. Sono stati costruiti degli specifici verticali all'interno dell'ufficio, posizioni organizzative, una è la mia come supporto giuridico specialistico, l'altra è del collega ingegnere Alessandro Zizzari che parlerà più tardi e che è il supporto tecnologico sistemistico all'ufficio, poi c'è il collega ingegner Diego Catalano che si occupa di reingegnerizzazione dei processi, prevalentemente però, ovviamente tante altre attività che passano all'interno dell'ufficio. Questo ci ha permesso non soltanto di strutturare le competenze interne, ma anche di processare, perdonatemi poi alla fine il gioco di parole, processare tutti i processi della regione, dell'amministrazione regionale, che riguardano il complessissimo mondo della transizione al digitale. Come evidenzio spesso, la definizione del CAD è abbastanza riduttiva all'articolo 17 se ci limitiamo a leggere e interpretare quella che è l'elencazione delle attività contenuta nella seconda parte dell'articolo. Il focus per capire anche cosa e come può agire l'RTD dovrebbe essere posto proprio sulla parte alta dell'articolo, cioè sulla ruolo di governance generale nella transizione digitale, che ovviamente cambia anche colore, caratteristiche e connotazioni a seconda del momento storico. Ovviamente ora incrocia per esempio tutte le attività collegate al piano di ripresa e resilienza, per cui la visione dell'RTD non può che essere ancora più ampia in questa fase storica in cui maggiori e più numerose sono le iniziative sul digitale, sulla transizione al digitale. A supporto fondamentale dell'ufficio c'è la ristrutturazione, anzi la strutturazione meglio, di questo ufficio che noi abbiamo chiamato RTD diffuso, che è un ufficio vero e proprio dell'RTD con referenti dell'RTD nei vari dipartimenti e strutture equiparate, creando quindi non soltanto uno stretto collegamento col ruolo dell'RTD, non l'ho menzionato ancora, l'ingegner Cosimo Elefante, che è il nostro RTD regionale, e permette anche di mettere in relazione la struttura interna, quindi l'ufficio interno che si occupa di queste attività, con diciamo le esigenze diverse dei vari dipartimenti. Quindi permette di mantenere operativamente, concretamente, la visione d'insieme che è così tanto necessaria all'attività del responsabile. Nello specifico, come ufficio dell'RTD, come prima attività fondamentale, sulla base di una delega di giunta che vedete contenuta in questa deliberazione, la 1219 del 2021, l'RTD ha prodotto come ufficio, come attività allargata a tutto l'RTD diffuso, prodotto nel senso di coscritto, co-costruito, un piano di riorganizzazione digitale 2022-2024, nel quale trovate, come potete vedere, questi sono gli obiettivi principali del piano, anche la promozione dei dati aperti e la creazione, la strutturazione di un sistema di DSS regionale che si basi anche sulla possibilità ovviamente di utilizzare
utilizzare i dati aperti regionali. Da qui è partito tutto un processo che tramite un'ulteriore delibera di giunta, la 422 del 2022, ha praticamente dettato già una parte delle linee strategiche che noi stiamo costruendo. Quindi stiamo in questo momento scrivendo quella che sarà la futura strategia di regione sui dati aperti. Dico futura anche se in realtà è parziale questa parola, perché la strategia è in divenire, ma è già anche una strategia attuale, perché con la DGR, come vi dicevo, la 422, Regione ha già adottato come licenza di base la CCPI 4.0, quindi in aderenza alle indicazioni fornite da AGID nel piano triennale, alle indicazioni comunque che emergono a livello europeo, a livello nazionale, per cui si è fatta una scelta di aggiornamento della licenza. La precedente era la IODL versione 2.0, ma in realtà all'interno di questa riorganizzazione sui dati aperti sono già stati previsti la costituzione di un gruppo di lavoro che sta lavorando e ora vi aggiorno su questo, e anche un processo partecipativo finale sulla piattaforma regionale Puglia Partecipa, che è un riuso di Desidim, per chi lo conosce, comunque una piattaforma che funziona sostanzialmente in analogia a Partecipa a livello centrale. Quindi stiamo in realtà improntando quella che è la strategia regionale anche a una fortissima impronta di collaborazione e di rete, cosa a cui come ufficio dell'RTD teniamo particolarmente. Allora, il gruppo di lavoro costituito da determina dirigenziale proprio dell'RTD è un gruppo di lavoro che è stato chiamato ODOS, un acronimo che sta per Open Data e Open Source, perché si sta occupando della riscrittura, revisione delle linee guida regionali sull'open data, ma si occuperà anche dell'aggiornamento della legge regionale sull'open source che risale ormai al 2012, per cui essendo stata all'epoca una legge anche molto futurista, perdonatemi l'espressione, voluta ovviamente, e va in alcune sue parti adeguata al mutato contesto sia tecnologico che normativo. Per cui questo è un lavoro che contiamo di completare nel 2023. Ma ad oggi il gruppo di lavoro ODOS ha già messo mano alle linee guida. Come vi dicevo prima, è un processo di coscrittura. Leggo che c'è qualche piccolo problema di audio. Ugo? Non so se voi mi sentite. Sì, Morena, ti sentiamo un po' a tratti. Se puoi avvicinare il microfono oppure alzare l'audio, proviamo. Okay. Perché è solo a tratti. Non credo che sia un problema, come dire, strutturale. Esatto, sì. Ok, sto alzando il volume, spero che si senta meglio. Parlo magari anche a voce più alta io, vediamo un po' se funziona meglio. Allora, grazie a voi, scusate, ho letto soltanto adesso. Allora, vi dicevo, gruppo di lavoro GDL ODOS ha già lavorato, lavora da diverse settimane sulla coscrittura delle linee guida. Il gruppo è un gruppo molto allargato, costituito dai referenti dei vari dipartimenti e dalle strutture equiparate, da due referenti della nostra in-house regionale che si occupa di ICT, Innova Puglia SPA, riunioni fissate, prefissate da remoto ogni 15 giorni, che hanno portato ad una bozza in stato di lavorazione avanzato. Ovviamente è una bozza ancora non pubblica, perché c'è ancora un po' di lavoro da fare di riscrittura, di condivisione, eccetera, ma una bozza in cui sono già inserite alcune idee strategiche. Allora, sicuramente le linee guida regionali sui dati aperti mutueranno gran parte delle impostazioni di AGID, più che a livello di format, a livello di contenuti. Quindi noi richiameremo tutta la parte obbligatoria delle indicazioni fornite da AGID e prenderemo una posizione, si spera ovviamente coerente, sicuro che okay, si va in quella direzione per quanto riguarda le raccomandazioni. Verranno individuati i referenti per i dati aperti all'interno del processo di data governance che farà comunque capo all'RTD regionale.
verrà condivisa una strategia per il territorio per evitare che si possano avviare iniziative tra loro scoordinate, quindi il nostro obiettivo è quello di estendere l'idea regionale a tutto il territorio, quindi a tutti ovviamente i soggetti che vorranno condividere la strategia regionale, produrre e portare avanti ancora un processo di coordinamento per le reti e riportare il tutto al processo partecipativo esterno, quindi alla possibilità da parte dei nostri numerosissimi stakeholder di contribuire alle attività e contribuire con delle indicazioni precise, delle idee precise anche alla bozza di linee guida che, come vi dicevo, 2023, nei primi mesi del 2023 verrà posta in consultazione. Io lascerei la parola al mio collega, all'ingegnere. Attivare correttamente l'audio e il resto, ditemi se si sente correttamente, provo a parlare in maniera più forte, purtroppo c'è un po' di rimbombo ma legato al fatto che la mia stanza in questo momento è un po' spoglia d'arredamento, quindi... No, si sente bene Alessandro, un po'... si sente e si vede, quindi vai okay, tranquillo, ottimo. Grazie. Allora, niente, noi come regione, giustamente l'iter l'ha raccontato Morena, e da un po' di tempo abbiamo messo in piedi il nostro portale Open Data con la volontà di farlo diventare un punto centrale degli Open Data, non solo di regione, inteso come ente regione, delle agenzie e società in house, quindi delle partecipate principalmente a vario titolo da regione, ma vorremmo anche diciamo, provare a portare questo strumento come uno strumento unico anche per i comuni del territorio, in ottica appunto di utilizzare un qualcosa di a step, no? Esattamente come i sistemi regionali conferiscono in quello nazionale, il nazionale conferiscono in quello europeo, l'idea è di utilizzare la gerarchia nello stesso modo. Però diciamo, verso i comuni vorremmo, comunque verso le agenzie, il ragionamento è un po' più diciamo di sistema, avendo la fortuna che il nostro data center certificato a nella vecchia nomenclatura era candidabile PSN, e questo sistema è messo dietro a un'architettura di sicurezza che utilizza tra l'altro un web application firewall, quindi è abbastanza sicuro da questo punto di vista. Quindi noi vorremmo provare a fornire il sistema Open Data, cioè Dati Puglia, anche un po' come se fosse un sistema as a service, come ormai tutto è as a service, l'altro giorno sentivo addirittura i crime as a service. L'idea è di fornire il sistema appunto in questa direzione, e ovviamente basato sulla tecnologia CCAN e implementa diciamo il catalogo quello nazionale. Il problema che, e quindi questo diciamo come strategia, quello che ci siamo di cui ci siamo resi conto però lavorando su diversi tavoli e su diversi progetti con fornitori diversi che vengono dalle varie convenzioni CONSIP piuttosto che dalle gare che andiamo a realizzare, che proprio per poter conferire all'interno del sistema Open Data ogni singolo portale, ogni singola piattaforma deve implementare il client CCAN per poter inviare correttamente i dati, deve andare a utilizzare un processo di estrazione dei dati in maniera temporizzata, perché poi ogni singolo dataset ha senso se risulta aggiornato con una frequenza rispettata rispetto alla dichiarazione, e diciamo, gestire i metadati per ogni singola risorsa che viene costruita. E questo, diciamo, da un lato abbiamo la necessità, diciamo, il problema che ogni singolo fornitore poi si costruisce i sistemi un po' come vuole, sotto la guida dell'RTD, ma in ogni caso la tecnologia, i vincoli, diciamo, poi
dipende dalla tecnologia usata per la singola piattaforma, c'è un po' di frammentazione. Allora, più che utilizzare l'approccio semplice, che è quello del CICAN, abbiamo ipotizzato di utilizzare un approccio un po' più semplificato, che è quello di utilizzare un meccanismo tale per cui mettiamo, diciamo, un layer intermedio, che è questo nodo di interscambio, che si occupa quindi di esporre poi direttamente verso il sistema degli open data, e così facendo riusciamo ad avere diversi vantaggi. Il primo, il fatto che ogni singola piattaforma deve esporre un'interfaccia software per i dati ostensibili sull'open data. E questo significa che per le nuove piattaforme gli open data by design vuol dire che questa interfaccia viene definita e vengono definiti quindi quali sono i dati che possono essere esposti in maniera coerente con lo scopo dei dati aperti. Ma diciamo, il vero vantaggio sta nel fatto che il nodo di interscambio a fare la fase di staging, fa una memoria tampone, perché può andare a prendere la fetta anche eventualmente molto grandi, ma andandole a prendere a piccoli pezzi, diciamo, in modo che la stessa piattaforma ennesima non sia troppo diciamo, oberata nel dover estrarre grandi moduli di dati, ma andiamo magari a fare delle interrogazioni più frequenti, va a raggruppare quindi i dati, consentendo, diciamo, un database che sia poi quello che interno, ma comunque con dati pubblicabili, consentiamo, diciamo, all'amministratore di effettuare delle query che vengono quindi poi salvate in questo nodo e vengono poi richiamate. Questo significa che se devo cambiare una tipologia di un dato, lo faccio direttamente sul nodo e non sulle singole piattaforme, e definisco sempre sul nodo quali sono i formati che devo andare a esporre. Quindi la scelta del formato di esposizione di un dato è sempre centralizzata, come anche, diciamo, la gestione delle temporizzazioni, cioè il famoso PromptHub viene gestito esclusivamente all'interno di questo nodo, e cosa più importante, una delle cose più importanti su cui abbiamo ragionato, è il fatto di gestire anche i metadati in maniera centralizzata per ogni singola risorsa, perché quello che stava accadendo è che purtroppo ogni singolo sistema legato al singolo fornitore o al singolo direttore di esecuzione del contratto andava a identificare i metadati scritti in un certo modo, e ogni qualvolta si voleva andare ad aggiungere o a modificare un'informazione bisognava andare a reperire il sistema, magari nel frattempo era cambiato il fornitore o c'era, diciamo, anche eventualmente un buco contrattuale proprio nel momento in cui uno voleva andare a fare alcune modifiche, e questo non era possibile. Invece, disaccoppiando completamente il dato dalla sua elaborazione per metadatazione, ci viene più semplice andare in questa direzione. Mentre sui dati Puglia rimane l'obbligo, diciamo l'onere, di creare il dataset e impostare i metadati del dataset, indicare quelle che sono le frequenze che poi vengono comunicate a chi gestisce il nodo, in modo che ci sia sempre una coerenza tra la metadatazione del dataset, le regole di pubblicazione e la pubblicazione stessa. A breve, diciamo, il primo risultato di questa elaborazione sarà l'apertura dei dati sulle comunicazioni obbligatorie legate a assunzioni, licenziamenti e trasformazioni nelle aziende, e che appunto è oggetto di apertura entro la fine dell'anno. Ma abbiamo, diciamo, anche una pianificazione di utilizzare questo meccanismo su tutti i sistemi che stiamo creando, diciamo, stiamo avviando la nuova programmazione,
e anche andare a reperire nello stesso meccanismo quelli che sono sulle piattaforme precedenti. Quindi il messaggio è stay tuned, perché su dati Puglia usciranno, diciamo, a mano nuovi dataset, diciamo, sempre più coerenti e puliti da un punto di vista di dati. Quindi questa come informazione. Lascerei quindi la parola al prossimo relatore, ricordando, diciamo, che per ogni tipo di contatto potete sempre fare riferimento ai relatori, se volete, diciamo, approfondire qualche tema. Ovviamente, come nostra abitudine come regione, porteremo in riuso il meccanismo sul nodo appena questo sarà definito e funzionante 100%. Stiamo ancora facendo un po' di tuning sull'applicazione. Grazie Alessandro, grazie Morena, una interessante esperienza della Regione Puglia. Siamo in perfetto orario, quindi direi che abbiamo il tempo da dedicare a qualche breve domanda che nel frattempo è arrivata in chat, che vedo di recuperare e porre ai relatori. Invito anche, tra l'altro, appunto, i relatori ad aprire le loro webcam e i microfoni in maniera tale che appunto si possa poi scambiare queste informazioni. Abbiamo una domanda per Sellitto di ANAC, in cui parlava del portale della trasparenza. Allora, un utente, adesso non ho il nome, ci chiede se c'è un rimando a questo nuovo portale, dove si possa trovare qualche informazione su questo portale nazionale della trasparenza. E ti riassumo anche la seconda domanda. Nel frattempo che le PA si adeguano, i ricorsi massivi come saranno disciplinati? Monitora PA ha utilizzato il FOIA per portare all'attenzione pubblica la mancanza di soluzioni valide sul trasferimento dei dati all'estero, inviando contemporaneamente richieste a migliaia di scuole. Non so se Giampaolo hai qualche. Puoi risponderci a queste domande? Ci sei? Non ti sentiamo. Devi aprire il microfono, forse l'audio. Prova a parlare. No, non ti sentiamo. Adesso mi Va sentite? bene, pro Ah, ora sì. scusate, probabilmente Ora era sì. rimasto impostato male. Allora, per quanto riguarda il portale trasparenza, è un progetto ancora all'inizio, per cui quando ci saranno sufficienti informazioni, quando partirà, tra l'altro dovrebbe partire anche una consultazione pubblica su quali sono i dati e le informazioni da far confluire nel portale trasparenza. E sarete avvertiti tramite il sito web di ANAC. Quindi questa è una. Ne ha parlato diverse volte il presidente Busia nelle conferenze che ha fatto, e sicuramente è una delle previsioni che sta nel PNR e nel decreto semplificazioni, ma non è partita adesso lo studio di fattibilità, per cui sarete informati. Sulla seconda, qual era la seconda domanda? Era sulla FOIA, sull'accesso generalizzato. Chiaramente i dati da pubblicare, come vengono pubblicati, le soluzioni tecniche, trasferimento di dati all'estero, fa parte di quello che vi ho detto. Cioè, l'approccio deve essere sempre basato su un'analisi del rischio, non può essere non è più un approccio basato su obblighi, e quindi è chiaro che bisogna tener conto degli obblighi nell'analisi del rischio. Se c'è un obbligo rispetto al, ve l'ho scritto anche nell'ultima slide che ho saltato, chiaramente bisogna tener conto dei regolamenti per la privacy. E di nuovo fa riferimento non più ai livelli minimi di privacy, alle misure minime, ma a un approccio basato sul rischio, anche l'approccio privacy attuale è basato su un'analisi del rischio.
Quindi apertura by design e by default, però nello stesso tempo bisogna tener conto anche di quelli che sono le esigenze dovute appunto alla privacy. Ok, grazie, grazie Giampaolo. Una domanda di Pasqualina Catalano. Antonio, se vuoi rispondere tu, o se ritieni utile, come preferite, o Patrizia. Pasqualina Catalano ci pone la domanda del non ha colto la differenza tra dati e documenti. Come è stata affrontata questa nelle linee guida? Forse è utile, come dire, una breve e sintetica risposta. Insomma, su questo tema, anche se insomma siamo consapevoli che si potrebbe dedicare un webinar intero, esatto, a questo argomento. Sì, provo io, poi magari se Patrizia Gentili vuole integrare, aggiungere qualcosa. Sì, è un tema ed è una questione che ci è stata anche sottoposta in fase di consultazione pubblica delle linee guida Open Data, parlo ovviamente. Proprio perché non è chiarissimo nella normativa relativa alla quindi direttiva Open Data e decreto di recepimento quale sia la differenza tra documento e data. Allora abbiamo, almeno l'approccio che abbiamo seguito nelle linee guida a seguito, ripeto, di questo commento che abbiamo raccolto nella consultazione pubblica, siamo andati ad analizzare la normativa relativamente alle definizioni di documenti e dati. E come dicevo prima, non è chiarissimo, in alcuni casi si crea anche confusione, perché per esempio la direttiva utilizza il concetto di dato e di documento in alcuni casi con lo stesso significato, tanto è vero che per esempio se andate a vedere la definizione di dati dinamici, i dati dinamici sono definiti come documenti che sono aggiornati e così via. Allora abbiamo un po' ripercorso le definizioni che esistono anche in altre norme, abbiamo per esempio visto la definizione di documento informatico di cui parlava Patrizio, oppure di documento amministrativo. La caratteristica che abbiamo notato è che in tutte queste definizioni viene incluso il verbo contenere, cioè il documento, per esempio il documento informatico viene definito come il documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati, oppure il documento amministrativo che è presente nella legge 241 del 90 viene definito proprio come rappresentazione di qualunque contenuto di atti interni, quindi la sintesi, diciamo anche semplicemente la definizione che abbiamo dato è che il documento risulta essere il contenitore di dati e informazioni. I dati ovviamente sono il contenuto del documento, almeno questa è l'impostazione molto semplificata che abbiamo voluto dare nelle linee guida proprio per chiarire questi due concetti. Questo però implicava anche una sorta di, tra virgolette, complicazione nel processo di apertura, perché è chiaro che in alcuni casi, anche attualmente, vengono pubblicati documenti, per esempio come report, che contengono un certo numero di dati, per esempio tabelle, quindi dati tabellari e così via. Però è chiaro che per rendere efficace il processo di apertura non è sufficiente poi aprire solo il documento, quindi io apro il report che contiene tutti i dati, mentre i singoli dati sono solo inseriti nel documento ma non sono resi disponibili, per esempio, in formato aperto e formato leggibile meccanicamente. Siccome poi interessa anche riutilizzare quei dati, perché poi il riutilizzo non avviene solo nei confronti dei documenti, ma anche e soprattutto dei dati, allora abbiamo aggiunto l'indicazione che nel processo di apertura l'apertura fosse rivolta non solo al documento, ma anche ai dati inclusi nel documento stesso. Su questo poi c'è stato un altro commento nell'ambito della conferenza unificata, perché è chiaro che questa indicazione avrebbe complicato poi tutte le
gli obblighi derivanti dalla gestione documentale che, diciamo, poi Patrizia ha affrontato. E quindi in questo caso, relativamente proprio all'apertura di documenti e dati, abbiamo detto, recependo questa indicazione della conferenza unificata, che ovviamente le indicazioni che provengono dalle linee guida sulla gestione documentale, quindi sulla conservazione, sono applicabili ai soli documenti. Spero sia un po' più chiaro. È ovviamente un argomento che, come diceva Ugo, è abbastanza complesso e che non si risolve facendo riferimento, come diceva all'inizio, alla normativa, ma abbiamo cercato di chiarirlo poi nelle linee guida. Non so se Patrizia voleva integrare sulla base della sua esperienza. Sì, Antonio, no, è chiaramente un tema molto critico, tant'è che noi abbiamo proprio attivato un tavolo di lavoro sulla conservazione del dato, perché, come dici tu, bisogna partire dalla definizione che è appunto del documento digitale, che appunto è quella di quel documento che contiene dati, atti o fatti giuridicamente rilevanti. Quindi, ovviamente questo si applica bene, per esempio, sui documenti strutturati, tipo con formati XML, eccetera, dove chiaramente i dati sono contenuti, sono per definizione aperti ed è facile quindi andarli a catturare. Sui documenti testuali, ovviamente, questo è molto più complicato. Quindi, è un tema abbastanza, diciamo, nebuloso, ecco, utilizzerei questa parola. Comunque, di fatto, sicuramente la distinzione master è quella che hai detto tu, cioè il documento è il contenitore, appunto, prendendo le definizioni che provengono dal CAD, è il contenitore, di dati che siano chiaramente, rilevanti. Quindi, poi, come renderli aperti dipende appunto molto da come viene formato il documento, dal tipo di documento che abbiamo, però insomma è un tema su cui c'è ancora molto da discutere. Grazie Patrizia, grazie. Direi che abbiamo, insomma, quantomeno approcciato in maniera, come dire, sistemica la risposta a questa domanda. Abbiamo un'altra domanda che mi limiterei a presentarvi. Non so se vuole rispondere Morena, che vedo si parla di Regione Puglia. Sergio Ruggeri, chiede: rispetto all'albo della trasparenza, non ci dovrebbero essere dei requisiti minimi per l'accesso ai dati? Agli atti della PA, come dire, l'accesso deve essere facilitato e fa un esempio. La Regione Puglia, nel vecchio sito dei BURP, aveva la funzione ricerca libera. La nuova versione del sito non mi sembra contempli tale funzione. Tale funzione permetteva di ricercare all'interno di tutti i BURP, in un intervallo temporale definibile, qualsiasi parola chiave. Questa è una lacuna comunicativa dell'ente rispetto ai cittadini? Non so se Morena hai Allora, qualche Ugo, una risposta alla una prima parte, risposta o sì. vuoi darci Mi qualche chicca? sentite però, perché visto il problema di prima. Oh, perfetto. Allora, Sì. la risposta alla prima parte è nel Sì. senso che per quanto riguarda l'albero della trasparenza, quindi l'amministrazione trasparente, ci sono delle specifiche ANAC, quindi su questo anche Giampaolo credo possa confermare. Quindi la strutturazione di quello che viene messo in trasparenza risponde a dei tracciati specifici che sono stati previsti, stabiliti da ANAC. Per quanto riguarda il BURP, invece parliamo di un'altra cosa, quindi di un'altra, diciamo, forma di pubblicità sulla quale personalmente non sono entrata e come RTD non siamo entrati, però prendo nota della cosa, eventualmente se abbiamo da integrare la risposta lo facciamo poi con la solita modalità di pubblicazione. Sì, purtroppo il Perfetto. problema della ricerca non è collegato all'albero della trasparenza, è collegato ai vecchi template per i siti web delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento, che praticamente siamo passati da un'organizzazione di siti web con un albero dei contenuti a un'organizzazione con contenuti metadatati, e se i fornitori non hanno metadatato tutte le pagine, la ricerca fallisce. È un problema solo di metadati. Appunto, grazie Giampaolo. Sì, appunto, problema di metadatazione che
che riscontriamo anche, no, nelle difficoltà, nei problemi di harvesting che vi citavo in precedenza, quando andiamo ad harvestare, come si dice, no, i dati, a importare i dati delle amministrazioni su dati Covid. E appunto il problema della metadatazione, comunque di qualità, è uno di quegli aspetti critici un po' che riguardano tutto questo processo. Adesso lo stiamo risolvendo, Bene. ma chiaramente con il numero di pagine di un sito web da una PA è molto difficile risolverlo, perché poi la metadatazione richiede un intervento, se non automatico, umano purtroppo. C'è stato un periodo. No, ma infatti noi proviamo attraverso appunto le nuove linee guide, no, a dare Io vi uniformità e devo. omogeneità a questo processo, che poi appunto è il percorso che abbiamo individuato come quello da seguire. Io vi devo salutare Abbiamo purtroppo, esaurito il nostro tempo a scusate. disposizione. Grazie a tutti. No, ma abbiamo finito tanto, Giampaolo. Io ringrazio tutti i partecipanti, i relatori, e pubblicheremo nel pomeriggio le slide degli interventi sul sito del webinar su Eventi PA. Grazie di nuovo a tutti, e buona giornata, e ci vediamo il 20 dicembre. Grazie. Grazie a tutti, ciao. Grazie, grazie. Ciao. Grazie.